commenta dopo. Mettila davanti, proprio davanti. Si commenta dopo, ragazzi. Intanto del Milan che ha perso, però la si commenta dopo. Si commenta dopo. Vabbè, il Milan ha perso. Questo lo sapevo. Questo lo sapevo purtroppo, ma l'avevo detto. Perdiamo la partita che non conta e vinciamo quella che conta. Ma ci sono... A occhio abbiamo fatto un'impresa storica. A occhio. A occhio. Allora. Sfido chiunque a pensare settimana scorsa, un mese fa, sei mesi fa, che si sarebbe celebrata una festa come quella di oggi, una festa di democrazia. È la vittoria della concretezza, è la conferma che la Lega è di gran lunga il primo partito di questo paese, quindi le operazioni di Palazzo, Conte, Di Maio, Zingaretti, le comparsate a Narni, le foto, i decreti terremoto improvvisati, qua c'è l'Italia vera. Penso che due sconfitti non facciano un vincitore, vedremo i dati, però penso che sia per il PD che per i 5 Stelle questa è una lezione di democrazia, di onestà, di trasparenza, di umiltà e di orgoglio che se la ricorderanno. Naturalmente io voglio ringraziare gli Umbri perché hanno dato una prova di grandissima maturità e di grandissimo coraggio. Non era per niente facile, non era scontato, però girare in ogni luogo della nostra regione mi ha dato ogni giorno di più quella forza, quel coraggio e quella determinazione, perché vedevo proprio negli Umbri la voglia, che non era una voglia, era una necessità di cambiamento. Perché vede, quando un risultato è così schiacciante, non sono più le adesioni storiche, ideologiche, no, che fanno la differenza. C'è proprio un sentimento diffuso del popolo a favore di un progetto come quello che noi abbiamo costruito e contro quelli che oggi governano l'Italia, contro evidentemente il parere degli italiani. È la ragione per la quale io, se fossi Conte, rassegnerei le dimissioni oggi stesso, neanche arriverei a domani. Ma vi posso dire che avete votato e avete scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani. Quindi vi dico grande! Grazie doppio. Prego. I signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti, che sono abusivamente, momentaneamente occupanti del governo nazionale, i giorni sono contati. Viva l'Umbria e grazie a voi tutti. Grazie per l'orgoglio che avete dato a tutto il mondo. Leaving the ECB is made all the easier, as Chancellor said, by the knowledge that its presidency is in your capable hands. And to President Macron, President Mattarella, and Chancellor Merkel, I'm truly humbled to receive such a tribute from leaders who themselves, first of all, I'm truly humbled to have you here, but also to receive such a tribute from leaders who themselves have done so much to advance the cause of European integration. Dobbiamo tutti aver coraggio. Non credo che sia stato facile per il Presidente Draghi, nel piano della crisi, affermare whatever it takes, tutto ciò che è necessario, finché è necessario, per il bene dell'Europa e delle future generazioni, è quel che dobbiamo tutti assolutamente fare. Professor Draghi, caro Mario, come cittadino europeo desidero dirti grazie.